Vittorio, buongiorno. Buongiorno Vittorio. Ecco, sono qua. Allora, ritieni che gli americani stiano facendo autogol con questi dazi? Ma rispetto alla merda che mandano gli americani, il fatto di tagliarsi i coglioni per mangiare delle cose buone come il prosciutto è la prova che gli americani sono in una fase regressiva. Perché se tu ti metti il dazio per comprare una cosa buona, evidentemente ti impedisci di cambiare una dieta che sappiamo bene vi ha portati alla loro pinguedine come condizione di una... Questo mi sembra, nella sostanza, no. Quindi mi pare che abbiano fatto un autogol. Ecco, no, proprio questo, hanno fatto autogol. In pratica... Gli americani si preparano, sì, a introdurre dazi su olio, pasta e vino e poi su prosciutto e tutto il resto. Tutto, cioè tutto quello che potrebbe disintossicarli dal cibo spazzatura di cui notoriamente si nutrono. Questo è il mio pensiero. Mica... Se loro mangiano spazzatura, certo, e si tassano quando possono comprare una cosa buona. Non sono furbi, dimostrano di non essere furbi. Perché certo, rispetto alle cose di qualità dovresti avere la massima libertà. Non pensare di porre un vincolo come se tu potessi produrre prosciutto. Loro fanno Coca-Cola, non Lambrusco o non Barolo. Ora, porre dei vincoli a, o dei dazi a delle cose che sono di prima qualità significa interdirsele.